Io no, grazie. Inizia questa avventura del brevetto motaiolo. Si soffre, ma anche si gode. Così romantica, bellissima. Ciao! David! 1000 metri di amicizia. Vai, non troppo. Mi fate giù anche tu oggi? Sì. Sarà su YouTube. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Posso chiederti il taccuino per il brevetto Matteo? Grazie. Chi prende il caffè? Io no, grazie. Bello. Allora, la pastorale. Yes. Grazie. Bene. Ah, scusami. Grazie. Ciao, buon lavoro. Buongiorno, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Siamo io, Umberto, Zom e Luca. Avrete intuito, avendo acquistato il libretto per il brevetto Monte Matajur, che inizia questa avventura del brevetto Matajur. 6 salite, oggi sicuramente la prima qui da Pulfero e poi vediamo, perché sono reduce dalla visita col biomeccanico Andrea Fusa CTF Lab e quindi ho un po' di novità sulla bici che non ho ancora metabolizzato, e questa diciamo è la prima salita vera che provo dopo aver modificato un po' le tacchette, sella, posizione in generale, abbassato manubrio e così via. Quindi si va, via! Ci siamo scaldati ben 6 km, o meglio io mi sono scaldato ben 6 km, da qua inizia la salita. Sto già rapportino, magari cambio dopo, che non mi sono neanche scaldato. Ciao, buongiorno. Ah, mi dicono che questa sia la più bella. Sì? Bene. Cominciare dalla più bella mi piace come idea. È una salita difficile da interpretare, perché non è come quella diretta 10% fisso lì. Sì. Poi invece... Ah, vedo che ha cambi. Forse è partito un po' troppo forte. Adesso trovo il ritmo. Che spettacolo qua che apre. Mamma mia. Ok. Si soffre, ma anche si gode. Si soffre per la salita, si gode per questo. Che figata. Che bello. Ma che roba. Marsieli. No, no, faccio il mio passo. Che bello! Fai triathlon? E ancora 3,5 me da! 3,5! Lo sto leggendo qua! Forse Monte Maggiore, sai? Sì, perché mi ha diviso, probabilmente mi ha diviso la prima parte di salita. Come ti chiami? Amedeo, tu? Matteo. Piacere.
Come ti chiami? Matteo. Oh, Fontana? Sì. Sì, anch'io, non voglio rischiare senza. Che bella in terrazza. Buche! Comunque questa per me è la salita più bella. Anche secondo me, parlando con gli altri, mi hanno descritta. Per adesso mi piace tantissimo. E mi hanno detto tutti che è anche quella la più bella. Questa qua è la strada bianca? È che ci ricompattiamo. A questa sezione, negli ultimi chilometri, quasi romantica, bellissimo. Se non fosse per i muri qua davanti. Ultimi 800 metri qua al 14-15 veramente duri, poi passo Glevizza, un chilometro di discesa mi diceva Luca e ultimo pezzo di ascesa che sarà anche quello bello duro. Che roba. Ah, questo? Madonna. Citazione per gli amici enduristi o diachisti, abbiamo appena passato i sentieri della Matadown. Ah, qua mi dice inizia a 15 metri la salita. Guarda, molto maggiore. Sì. Ma che bello. Ah, che bello. Anche a Monte Maggiore, mastering the art of fermarsi prima dell'inizio salita, tutta rossa sulla scanalata del Brighton. Veramente una grande idea. Qua c'è la fontana, Monte Maggiore. Ci fermiamo? Ma io già ho già riempito prima. 53? Che roba brutta. Era 19, eh? Che bello qua quando apre. A parte quel nuvolone nero lì su. Allora, gli ultimi 900 metri e 100 metri di dislivello veramente duri, però che posto, mamma mia, che figata. Ultimi 240 metri,
ultimi 240 metri che si faranno sentire. È l'ultimo pezzo, gli ultimi 3 km da Monte Maggiore, tutto strappi, mai visto sotto l'8%. Rifugio Pellizzo. Ciao. Wow. Grande. L'hai fatta, grandissima. Grande Umberto. Bravissimo. Fatta con certezza, credo. Ah. Libertino. Ciao, buongiorno. Timbrino, subito. Che accoglienza, cioè bastava anche meno. È arrivato. Ciao, buongiorno. Metti un timbrino? Grazie mille. Grazie. Tu non timbri. Devo mettere anche l'ora di arrivo? Sì, certo. Grazie mille. Io sono su, un giorno no. Adesso. Cosa bevi tu? Due sciroppi di Sambuca e tu Coca-Cola? Sì, buona cosa. Sambuco, sì. Sambuca. Beh, Sambuca, voglio vedere la discesa dopo. Dopo la salita, sì, non so se... Salita la pastorale da Pulfero, molto bella, fatta, quindi abbiamo già marcato il libretto come avrete visto, bella, pedalabile, i primi 8 km e mezzo, 9 km vanno via lisci, forse meriterebbe non partire proprio da San Pietro Natisone perché bisognerebbe scaldarsi un po' meglio, almeno questa è mia percezione, l'ultimo pezzo, gli ultimi 3-2 e mezzo tosti. Veramente tosti, un po' perché arrivi stanco e un po' perché sono molto più strapposi del resto della salita. Adesso scendiamo e poi valuterei di fare anche una seconda, forse Via Masseris, che dovrebbe essere un po' più morbida. Vediamo. Comunque fatemi sapere se girate qua in zona Matayur su strada, che magari ci si vede per una prossima giornata qua, visto che ormai ho dichiarato che voglio fare il brevetto quest'anno, e fatemi sapere se volete fare qualcuna delle salite, anche solo un pezzo di strada insieme, così magari ci organizziamo. In caso, cerco sempre di dichiarare quando ho in mente di fare un giro su Strava e su Instagram, ci sono i link qua sotto in descrizione. Vado! Ciao! In impasto. Ciao! David! Bravo! Buon giro! No, a dire la verità no! Ciao! Grande, lui l'avevo visto sul Calvario, tra l'altro ero ieri sul Calvario, quindi... perfettamente in argomento. Ciao.
Quale facciamo? Quella, cos'è che si chiama? La preghiera unita. Rapida. Rapida, questa. Rapida. Sì. 12 km 1100. Olè. Rapida, grazie. 11:45. Ok. Sì, non cambia niente. Qualche minuto. Hai già fatto una? Sì. Bravi. Grazie, buona giornata, arrivederci. Quindi abbiamo deciso, facciamo la seconda di giornata, la rapida, timbro fatto, saliamo di qua. E subito rapportini. Qua è super così. Si fa, si fa. E via quella seconda di giornata. Ieri Nizza. Ladies and gentlemen, qua davanti, se riuscite a vederlo, un bel panorama con una preview di quello che mi aspetta. Salire e non poco. Anche qua si punta al solito Monte Maggiore e quindi poi mi aspetteranno gli ultimi 3 chilometri infernali. Ma non ci voglio pensare adesso. Scusate se non sono molto loquace e credo che non lo sarò per tutta la salita, che è tutta al 9-10. Allora, la salita è anche bella, con pezzi di asfalto più o meno a posto. Il problema è farla a mezzogiorno, dopo aver già fatto un'ascesa e nei pezzi in cui non c'è, come qua, un po' di ombra, molto caldo, però comunque bello, eh? Che forse c'è anche un filo d'aria, comunque sotto il sole fa caldo, fine maggio. Benvenuti a Sternizza, benvenuti. Ah, sì, aria. Che figata, che figata. Noi in pratica siamo partiti da in mezzo a quella valle lì. Che figo, bellissimo. Ah, Monte Maggiore. Sì, sì, siamo andati giù due volte. Non ti trovavamo più. Scusate. Che gamba, Umberto. Madonna, atomica. È la scusa della borraccia adesso, per farle ripetute sugli strappi. Monte Maggiore, Fontana. Puoi controllare se vuoi. No, no, cosa ridi? Vieni a guardare. No, no, adesso vieni qua e guardi. Noi abbiamo pensato. Chissà, ha bucato. Avrà rotto la catena. Secondo me, io ho pensato che avesse abbandonato. Che avesse chiamato l'ammiraglia. E io sono tornato giù a cercarti. Guarda lì, Bisbiglia. Io gli ho mostrato, lui ride. Quanto hai tu? Sono mille metri di amicizia, non puoi capire. questa un po' mezzogiorno, un po' la fatica, i pezzi sotto il sole, ho smadonnato, devo dire la verità. Io lascio qua il drone, lo metto dietro il cartello Mataiu.
No, io sono venuto su proprio ragioniere, cioè 140 battiti, proprio... E lui studia, si guarda intorno. Cerca il prossimo ciclista da sfidare. E ti prendiamo in giro, eh? Quello che andava come un treno. Comunque, siamo dentro gli ultimi 3 km, con gli ultimi 200-250 di dislivello. Questi sono quelli duri. Credo che ci vedremo in cima. Vedi Umberto, queste sono soddisfazioni. Offrire la scia per gli ultimi 2 chilometri. Vai, 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 non troppo, non troppo, non troppo, non troppo. Già sparito. Grandi. Grande. Grande. Grande Zon. Dov'è questa atleta qua? Grazie. Mi metto qua? Grazie. Ne hai fatte due anche tu oggi? Sì. Bravo. Ti diverti, eh? Sì. Un po' fa dura. Sarà su YouTube. Ah. Okay. Buona giornata, grazie mille. Allora, seconda salita fatta, adesso al volo, gilet, discesa, macchina a San Pietro Natisone e casa. È la seconda, non banale, si è fatta sentire, diciamo. Forse però voi non mi sentirete con questa musica. Vabbè. Secondo timbro andato, seconda salita fatta, giornata direi stupefacente fino adesso, sono quasi sorpreso da me stesso. Cominciamo a scendere. Recciolino. Che figata. Che figata. Abbiamo fatto una piccola pausa perché ci eravamo un po' sfilacciati in discesa. Siamo tornati a Savogna, dove prima ci siamo fermati per mangiare un toast e fare il timbro per la seconda salita. Chiedo alla radio di mettere davanti la locomotiva di Sistiana. Qua. Avanti, avanti, avanti. È roba tua, è roba tua qua. Vai, vai. Hanno chiesto l'intervento della locomotiva di Sistiana.
Ciao Luca. Andiamo per il giro. Sì, ciao Zon, grazie mille. Lei magari ci mettiamo d'accordo per domani. Sì. Tranquilli, noi facciamo ancora un po' di salita. Ciao. Ciao, grazie mille. Grazie 2000. Ciao. Che grandi. Grazie Umberto, sicuro? Bellissimo. Grazie. Ciao, buona domenica. Ciao. Ciao. Bene, fine giro. Sto già caricando su Strava. Quindi andate a vedere, in descrizione c'è il link al giro. Seguitemi anche lì. Ci si vede per prossime uscite direzione Matayur per le altre 4 salite. Per il brevetto, oggi molto molto bene, molto contento per la prima che abbiamo fatto, la pastorale e poi la rapida, molto molto contento. Mi sono anche un po' sorpreso perché pensavo di far più fatica, invece probabilmente c'è del margine, quindi sono contento. Ci si vede al prossimo video o su Instagram e su Strava se volete magari sapere quando organizzo i prossimi giri, fare qualche chilometro insieme. Ciao!